Buonasera a tutti! Questa sera faremo a grande richiesta la ricetta delle costatine e salsicce coi cavoli stracinati, che è una ricetta abruzzese, ovvero costatine e salsicce con i cavoli trascinati. Dopo vi farò vedere il perché. Questa qui è la parannanza, che sono quasi pronte in tre colori e tra poco saranno disponibili online. Guardate, ci siamo. Andiamo avanti con la ricetta. Allora, servirà mettere in padella dell'olio extravergine d'oliva, due spicchi d'aglio divisi a metà e due pezzetti di peperoncino. Ovviamente, se vi piace, potete metterne anche di più. Sfogliatelo e lavatelo. Una volta lavato il cavolo, andatelo a tagliare in maniera fine. Una volta che le nostre basi sono pronte, possiamo procedere con la cottura. Questa ricetta è davvero davvero gustosa. Adesso parlerò poco, seguite tutti i passaggi. Iniziate salando le costatine e andiamo in cottura. Una volta rosolato l'aglio e il peperoncino, una volta che le nostre costatine e salsicce sono ben rosolate, andiamo a mettere la nostra verza. E chiudete con il coperchio a fuoco medio. Avete visto prima come ho girato nella padella? Questo era stracinati, perché nella lunga cottura il senso di girare ricordava il trascinare, però si possono chiamare anche costatine e salsicce con i cavoli soffocate, quindi soffocati, perché chiudendoli con il coperchio si soffocano e con il vapore si stufano. Eccolo, il nostro piatto è pronto. Non sapete che profumo. Ovviamente questo è bello mangiato rustico, sapete, dentro un bel piattone oppure servito nel vassoio, però per deformazione professionale io ve lo impiatterò in maniera un po' più carina. Iniziamo mettendo la nostra verza. Chiudiamo con un ramoscello di rosmarino e il nostro piatto è pronto. Costatine e salsicce con i cavoli stracinati o soffocati. Lo chef Davide vi saluta, un bacio a tutti!